Buon pomeriggio, inizio a vedervi arrivare. Benvenuti, benvenuti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studium Virtuale. Come forse, insomma, come immagino sappiate, oggi puntata molto particolare, anzi puntate molto particolari, perché andremo in onda sostanzialmente per più di un'ora con un appuntamento fiume, durante il quale insomma interverranno due esperti che con il Covid stanno veramente così dialogando giorno dopo giorno. Ci fa quindi molto piacere poter finalmente parlarne in una maniera così proprio scientifica e benissimo. A questo proposito, senza ulteriori indugi, dal quale profilo si sta per connettere la professoressa Elena Bargari. Eccola qua. Ciao, ciao Mattia, mi senti? Pomeriggio, sì sì, io la sento. E dal pubblico, okay. Dateci insomma notizie, ci sentite, non ci sentite, scrivetecelo nei commenti. Io nel frattempo lei mi sente? Sì sì, ora ti sento meglio. Benissimo. Stavo giusto insomma introducendola e spiegando un po' cosa stiamo per fare. Mi sembra abbastanza insomma giusto spiegare che lei appunto è pneumologa e da anni si occupa di polmonite interstiziale, patologia che stiamo sentendo praticamente a ogni TG. E soprattutto siccome questo suo intervento avrà una finalità insomma informativa di un certo tipo, intanto Dario la sta salutando, avrà una finalità informativa, abbiamo dato la possibilità a tutti di farci domande preventivamente, per cui ho insomma un buon numero di questioni da porle e potete farlo ancora adesso, per cui nel box in basso mi raccomando, se avete una qualsiasi tipo di quesito, la dottoressa è qua per risponderci. Innanzitutto, benvenuta ancora, si parla di polmonite interstiziale, ma cos'è? Beh, l'argomento che mi è stato dato in realtà è un argomento ampissimo, perché le polmonite interstiziali sono venute ora di gran moda per effetto dell'infezione da coronavirus. In realtà nelle forme idiopatiche, cioè da causa sconosciuta, sono patologie note da moltissimi decenni e sono patologie di grande interesse anche scientifico, perché sono il risultato spesso di processi infiammatori cronici dovuti a tante cause che infiammano questa parte così importante del polmone che si chiama interstizio. Uh-huh. Cioè dobbiamo sapere che nel polmone, oltre alle vie aeree, sono presenti degli spazi proprio interstiziali, si chiamano, di separazione fra gli alveoli. E questo distretto così piccolo può essere oggetto di danno dovuto a un processo infiammatorio cronico. Le cause possono essere le più disparate e quindi abbiamo più di 150 polmoniti interstiziali diverse dovute anche a fattori noti, cioè a cause esogene. Nell'ambito dei processi infettivi si possono avere anche polmoniti interstiziali. Ecco che è arrivato l'interesse per questa forma così acuta e drammatica che è appunto la polmonite interstiziale da Covid. Da Covid, ho capito. Dunque, insomma, Siena aveva già la migliore dottoressa. Il suo interesse. Esiste già da anni un centro, se ho capito bene, che di questo si occupa, è giusto? Esatto, in realtà è una lunga tradizione, non sono solo ovviamente io, ma io ho ereditato, tra virgolette, una lunga tradizione che parte addirittura dagli anni 70, poiché queste malattie non sono, tra virgolette, le malattie più comuni nel polmone. L'asma, l'enfisema sono le patologie sicuramente più note e quindi era sempre rimasta un po' una cerchia di interesse scientifico fino a qualche anno fa non così comune, non così diffusa, e Siena aveva questa eccellenza di essersi interessata fin dall'inizio a questo tipo di patologia, quando ancora non esistevano neppure terapie, quindi era proprio un interesse che partiva dal laboratorio, perché per fortuna abbiamo avuto sempre al nostro interno anche un laboratorio che studiava il polmone e l'interstizio e andava a verificare proprio i meccanismi di queste malattie, e quindi abbiamo avuto tra i pionieri nella nostra università dei meccanismi immunitari alla base delle polmonite interstiziali. Ok, allora innanzitutto grazie per la chiarezza con cui ci ha spiegato queste cose, perché insomma penso che, non so chi ci stia ascoltando, però la competenza media diffusa è un paio di episodi di Grey's Anatomy, riempirsi la bocca di termini
insomma, restano poi evanescenti, parlo per primo, è sicuramente sbagliato. Abbiamo però tutta una serie, come le dicevo, di domande che ci sono state fatte così da casa. Innanzitutto volevo iniziare io in realtà con una, sai di quelle catene che girano su Facebook che molto spesso si trovano, quelle del non lo sapete che uno vi dice che vi nascondono che... le leggo cosa insomma, ho verificato di persona. Leggo appunto per questo. Scrivono, lo sapete che il Covid non provoca polmonite interstiziale ma trombosi polmonare e dunque stiamo uccidendo gli intubati. Non lo sapevate, ora lo sapete. È un... insomma, prego. Devo dire che ho iniziato solo di recente a accettare la possibilità di parlare con facilità di questo argomento, perché è stato estremamente complesso farselo proprio, essendo un'infezione di così recente riscontro e di così recente diagnosi. Veramente le difficoltà nella spiegazione dei meccanismi sono state le prime, le nostre, cioè come insegnanti era estremamente difficile spiegarci, quindi diffondere anche ai ragazzi, per esempio agli studenti, cosa stava al di sotto di questo tipo molto particolare di polmonite interstiziale, perché parlavamo prima dell'infiammazione, cioè l'intestizio è colpito da questo processo infiammatorio. Qual è la differenza grossa tra una polmonite interstiziale da coronavirus rispetto a quella dovuta all'amianto, all'esposizione a polveri, a metalli, eccetera, eccetera? È la rapidità con cui l'infiammazione si sviluppa. In pratica, in poche ore avviene una sorta di storm, di tempesta all'interno del polmone, per cui praticamente si rilasciano tantissimi mediatori di questa infiammazione. E molti di questi mediatori sono in comune con la coagulazione del sangue. Ecco che in questo messaggio sbagliato c'è in realtà un pezzo di vero, di verità. E la parte della verità è che l'infiammazione ha sempre a che fare col meccanismo della coagulazione. Cioè alcuni fattori che regolano l'infiammazione sono gli stessi che regolano la coagulazione del sangue. E quindi è normale che in un polmone così infiammato ci sia una condizione di rischio di ipercoagulabilità e di trombosi. Ma in realtà non stiamo, diciamo, scoprendo niente di nuovissimo. Queste cose, diciamo, da un punto di vista dello studio scientifico patogenetico del meccanismo delle polmonite interstiziali, erano cose note. Cioè anche chi ha una fibrosi non da coronavirus ha, per esempio, una condizione di aumentato rischio di trombosi, specie in fasi acute di infiammazione. Ok, per cui insomma, con una definizione mutuata dall'Accademia della Crusca, questa è una balla. Sì, no, e soprattutto non passiamo falsi messaggi che l'intubazione non è necessaria o non è utile, anzi colgo questa come occasione per ringraziare sentitamente, anzi ho anche proposto ai tuoi colleghi di invitare dopo di me un rianimatore, perché devo dire che i veri protagonisti, diciamo, della scena in questo momento sono stati soprattutto loro, a fianco degli infettivologi, degli immunologi, a fianco degli pneumologi come noi, ma veramente il ruolo del rianimatore non va mai dimenticato in questi pazienti. Certo, no, è verissimo. Proseguiamo. Allora, una coppia di domande provenienti tra l'altro da suoi colleghi medici. Luisa ci chiede, ma è vero che il Covid non provoca solo questa polmonite, ma anche una vasculite sistemica? No, questa è di nuovo una domanda che ha a che fare di nuovo con l'infiammazione. Praticamente è vero che questa reazione che induce questo virus è così grave, letale, straordinaria, proprio perché ha proprio un risvolto sistemico, cioè vuol dire di tutto l'organismo. Non c'è probabilmente una parte del corpo che è completamente salva dagli effetti del virus. Tanto che stiamo studiando anche con specialisti non pneumologi, cioè al di fuori del polmone, tutti gli effetti di questo coronavirus. Probabilmente esistono anche dei tipi diversi, cioè dei fenotipi, si dice noi, di malato. Esiste un malato che sviluppa una manifestazione polmonare gravissima. Esistono altri pazienti invece che hanno forme molto subdole, principalmente intestinali, per esempio. E quindi è vero che il virus probabilmente ha recettori non solo a livello delle vie aeree,
ma a livello del pancreas, probabilmente a livello di altri distretti come il sistema nervoso, avete sentito parlare di questo neuro-COVID, eccetera, eccetera, proprio perché in effetti è vero che ha una componente di infiammazione sistemica, okay, cioè quindi... generale, di tutto il corpo. Tutto il corpo. Ok. Perché questi mediatori vanno a giro col sangue, capito Mattia? Quindi li trovi ovunque. Insomma, state veramente affrontando un virus che ha delle conseguenze, insomma, disastrose. E poi quello che colpisce è la velocità, perché ci raccontava che appunto questi malati che magari la mattina, insomma, sì, sono tali, ma non dimostrano grandi sintomi visibili, a sera diventano veramente gravi da trattare, vero? Sì, cioè esiste una sproporzione, esiste una sproporzione che fa la differenza rispetto ad altre polmoniti virali. Noi siamo abituati a gestire pazienti con polmoniti virali con tempi, diciamo, di decorrenza dell'infezione solitamente molto più lenti, più subdoli, senza questa rapidità e anche senza questa sproporzione talvolta tra la gravità del valore di ossigeno nel sangue, cioè la famosa, il valore emogas analitico, cioè quanto effettivamente c'è di ossigeno nel sangue, e i sintomi del paziente. Quindi molto spesso il paziente lo vedi abbastanza, diciamo, in fase iniziale non troppo affaticato, ma poi misuri i parametri vitali, l'ossigeno, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, li trovi invece molto compromessi. Noi abbiamo visto che in una settimana già riesci a valutare l'escalation dei sintomi di una polmonite da coronavirus. Cioè la prima settimana è sicuramente un target importante di evoluzione e di prognosi. Certo. Vabbè, proseguiamo. Un'altra sua collega ci chiede se esiste ed è provata un'efficacia preventiva dei cortisonici per via inalatoria. Appunto nei soggetti COVID. Ho capito essere una puta. No, una domanda ricorrentissima, perché in questo momento chi ha un amico pneumologo lo chiama per questo. Cioè, posso fare una prevenzione per evitare che succeda? Esatto, questo succede con tutti i colleghi che ti incontrano per qualunque motivo e ti domandano: ma c'è qualcosa che posso assumere per, diciamo, come è giustamente il meccanismo si capisce, no? Perché... E questo apre un campo interessante, e cioè se è chiaro quindi che questo virus è in grado di scatenare una tempesta di mediatori dell'infiammazione, e quindi l'idea del medico è: se io parto con un livello di infiammazione più bassa nei miei polmoni, ho più possibilità di avere un andamento meno aggressivo del virus. Sì. Questa è l'idea di ciascuno di noi. E quindi è partito di tutto, anche sui social, eccetera, eccetera. C'è gente che propone di assumere il cortisone, gente che propone di assumere immunosoppressori, oppure il famoso Plaquenil, cioè i derivati della clorochina. Avete sentito che si usano nella cura di questo virus, che è un vecchio farmaco che noi usiamo come antinfiammatorio per le malattie reumatiche. Esatto, quindi in pratica si cerca di agire per tempo, no? Nel tentativo di avere una prevenzione del danno da coronavirus. Purtroppo oggi non esiste nessuna documentazione, nessuna evidenza scientifica che un trattamento preventivo ci aiuti a gestire meglio il malato qualora vada in controinfezione. Quindi non c'è una raccomandazione per nessun tipo di farmaco a scopo preventivo. Okay. Però... vi racconto una cosa che confonde ulteriormente le idee, e cioè sulla scia di alcuni colleghi di Pavia e del Nord che hanno un'incidenza elevatissima di coronavirus, i pazienti ricoverati in questo momento, sono state fatte delle sorveglianze telefoniche per valutare, per esempio, se i pazienti che erano già in terapia con farmaci che modulavano l'infiammazione, senti Mattia? Sì, la sento. Che erano in grado di modulare l'infiammazione, se questi pazienti erano in qualche modo protetti o avevano sviluppato delle forme meno aggressive di coronavirus. E i colleghi hanno messo in evidenza, per esempio i reumatologi, che chi faceva farmaci antireumatici e aveva un effetto antinfiammatorio di questi farmaci, forse in qualche modo sviluppava una ridotta, cioè una forma meno aggressiva di coronavirus. Questo in realtà sono dati molto, ti ripeto, molto aneddotici, assolutamente a oggi non possiamo rispondere sì, fai una prevenzione, non esiste una profilassi. Per cui la risposta a questa domanda in realtà è no. No, non fare cortisone inalatorio a scopo preventivo.
Non fare cortisone, perfetto. Mentre parliamo è arrivata un'altra domanda che le pongo subito. Per quello che riguarda l'eparina, può avere un senso nelle forme sintomatiche di lieve o media criticità per evitare la progressione nefasta? La risposta è sì, stiamo utilizzando con grande, un ampio utilizzo in questo momento, sia delle parine a basso peso molecolare, forse anche a scopo preventivo, sebbene, di nuovo, essendo una infezione, una malattia di così recente riscontro, purtroppo anche le linee guida non è che prendono una posizione precisa sull'impiego dell'eparina nella polmonite da coronavirus, però sicuramente sì, stiamo molto attenti in questa fase alle condizioni di ipercoagulabilità, a quel rischio che abbiamo detto trombotico generato proprio dall'infiammazione. Ok, per cui qui la risposta invece è un sì. Caso per caso, valutandolo ovviamente caso per caso. Certo. Invece, altra domanda dal pubblico, Melania chiede, e forse qui non so se lei può essere, magari poi porremo anche la risposta alla domanda al professor Montomoli dopo, chi ha contratto il Covid lo può riprendere nuovamente? Perché è una cosa che in effetti si sente spesso, esistono già delle certezze in questo senso? Purtroppo le certezze non sono assolute, anzi mi piacerà poi riascoltare la risposta anche del collega, perché voi sapete, per esempio, in questo periodo noi operatori sanitari siamo sottoposti, per fortuna in Toscana, allo screening su sangue degli anticorpi anti-coronavirus, allo scopo di verificare chi di noi ha già, per esempio, avuto contatto con il virus stesso. Esistono due tipi di risposte al virus e a batteri in generale. Una si chiama risposta immediata, breve, a breve tempo, cioè entro in contatto con il virus e produco anticorpi che si chiamano IgM. Questi sono gli anticorpi della memoria recente, quelli che sviluppo immediatamente al primo contatto e che durano in realtà un tempo piuttosto breve. Mentre negli anni, quando ormai l'infezione l'ho risolta e sviluppo anticorpi protettivi, produco le IgG, cioè le immunoglobuline della memoria, quelle per cui se io rientro in contatto con un batterio o con un virus, mi serviranno per distruggerlo, capito? Nel caso del coronavirus succede la stessa cosa, quindi si entra in contatto col virus, si producono gli anticorpi della memoria recente, dopo un certo numero di giorni o addirittura di settimane, perché è cattivo anche in questo, è lento a far produrre anticorpi della memoria, si produce l'IgG, il cui ruolo protettivo è abbastanza garantito, tra virgolette, tuttavia ne sappiamo ancora troppo poco, per esempio per sapere quali sono i livelli per definire che veramente quel paziente ha prodotto una quantità sufficiente di anticorpi per essere protetto per il futuro, per tutta la sua vita, dall'IgG e quindi dal coronavirus. Quindi diciamo, per esempio, che alcuni dati aneddotici ci arrivano dalla Cina, che sapete essere il paese pioniero di questa infezione e diciamo anche in questo momento serbatoio anche di notizie cliniche, scientifiche ovviamente abbondanti, perché è da lì che è partito tutto, ci porta la segnalazione di alcuni pazienti che hanno avuto una reinfezione, cioè che una volta risolta l'infezione potevano aver rimanifestato nuovamente la patologia, ma questo si tratta veramente di dati al limite dell'aneddotico, perché la realtà è che ancora oggi non sappiamo né quanto deve essere il titolo che ci difende di IgG nei confronti di questo coronavirus, né possiamo rispondere con certezza, con assoluta certezza a questa domanda. Pensa che stiamo, Mattia, dimettendo diversi malati, per fortuna, dall'ospedale, quindi siamo in una fase in cui, per fortuna, alcuni pazienti tornano a casa e anche il follow up di questi pazienti non è completamente chiaro nel suo timing, perché la difficoltà sta nel fatto di capire che anche, per esempio, un tampone negativo non vuol dire che per il futuro quel paziente non avrà più l'eliminazione anche solo di piccole quantità di virus, e quindi gli interrogativi sulla persistenza dell'infezione, del virus nel corpo e quindi anche nel rischio di diffusibilità sono ancora tanti. Sono ancora tanti e non si sa ancora bene per quanto, per esempio, si riesca a liberare dalla saliva, dalle vie respiratorie, il virus nel tempo. C'è addirittura un'ipotesi recente sul fatto che forse alberga anche in altri distretti, oltre che nel polmone, per esempio nelle ghiandole salivari.
E quindi questo capite, e infatti parecchi parlano, no, tra i sintomi del coronavirus, e rimane molto impresso, è l'anosmia, cioè il fatto che si perdano gli odori, e la gelosia, cioè che non si sentono i sapori, no? E sembra che questo è perché forse, oltre che risiedere nelle basse vie, sta anche nelle alte vie respiratorie, forse anche nelle ghiandole salivari. E da lì può diffondersi, capite, per un periodo di tempo anche molto più lungo di quello che ci immaginiamo. Per cui è tutto in realtà molto complesso. Può capitare quindi che un tampone negativo corrisponda a un paziente che può essere ancora contagioso? Esattamente, per questo si ripetono due tamponi prima della dimissione. Ok. Capito? Wow! Sì, veramente, sembra di combattere un po' così contro un nemico poliforme. Sì, complicato. Sì, complicato. Parlavamo prima di farmaci anti-artrite, dunque sta diventando comprovata la loro efficacia? Sempre su basi, diciamo, empiriche, immagino. Beh, ho proposto anche un reumatologo come futuro esperto di coronavirus che può intervenire ai vostri momenti così belli e interessanti, proprio perché è veramente un lavoro multidisciplinare questa questione del coronavirus. Così l'ha impostata da subito anche la nostra azienda ospedaliera, cioè ha creato un team immediato che è un team multidisciplinare. Pensate che insieme agli infettivologi un grosso contributo lo ha dato per esempio la reumatologia nell'ambito della gestione dei farmaci biologici, cioè questi farmaci antinfiammatori molto potenti per la gestione del coronavirus. Questo vi dà anche l'idea proprio appunto di come è stato importante avere anche buoni rapporti tra le varie discipline, perché per esempio l'esperienza più importante, più numerosa nell'ambito dei farmaci inibitori delle citochine ce l'hanno proprio i reumatologi, ed è grazie a loro che in parte abbiamo anche ereditato dei farmaci che, diciamo così, nessuno aveva studiato per patologie come la polmonite interstiziale, ma che invece si sono dimostrati utili, almeno nella pratica clinica, in realtà nella pratica clinica anche per la polmonite interstiziale da coronavirus. In realtà è tutto successo e sta succedendo in una maniera da emergenza sanitaria, e questo ha creato e sta generando anche una difficoltà nel rispondere a "è veramente efficace", perché come sapete i farmaci per essere immessi in commercio hanno una lunga trafila, hanno un lungo percorso, si chiama trial clinico, no? Quindi i trial clinici hanno varie fasi, fino a che si dimostrano sicuri ed efficaci i farmaci possono entrare in commercio. Per il coronavirus non è stato così, non c'è stato il tempo spesso di fare un trial clinico, studiarlo in fase 1, in fase 2, in fase 3. Molto spesso la situazione è stata talmente importante, drammatica e improvvisa che sul razionale del meccanismo del farmaco si è andati direttamente all'utilizzo. Certo, fortunatamente molti di questi farmaci erano già ampiamente utilizzati per l'artrite reumatoide o per altre malattie come la sindrome di Sjögren, per malattie reumatiche con una grossa componente infiammatoria, e devo dire che sono stati d'aiuto, almeno per quel che si può dire sulla base dell'esperienza, sono stati davvero d'aiuto per certi pazienti. Faceva molta paura a noi operatori utilizzare un farmaco antinfiammatorio che teoricamente non era stato ancora utilizzato per quel malato, per quel tipo di patologia esattamente. Ed è stato proprio quindi un lavoro anche di team multidisciplinare, anche nel, diciamo così, nell'affrontare questa responsabilità, nel condividere anche la discussione di caso per caso. E devo dire che su alcuni pazienti abbiamo visto veramente un grande vantaggio, purtroppo non su altri. E questa mancanza di criteri per l'inserimento della terapia, per esempio, è tutto un argomento caldo che stiamo affrontando anche in termini scientifici, cioè quali pazienti vanno indirizzati verso la terapia antireumatica e quali no. C'è un limite legato a alcuni marcatori, per esempio, si stanno studiando gli indicatori, per esempio esami del sangue o piuttosto i parametri, la gravità della malattia, cos'è che ti conduce a iniziare ad avere speranza di successo e di non far danno all'impiego del farmaco in certi tipi di malati e non in altri. Certo, quindi insomma ancora tutto in fieri, possiamo dire, non senza... Sì, senza... anche molto, molto dibattuto e di grande interesse, devo dire, di grande interesse, sì.
Senta, sempre dal pubblico, Bonina Grazia chiede, prof, lei pensa che la ricerca su Covid possa aiutare anche noi malati di IPF? Oh, che bella domanda, abbraccio tutte le IPF simbolicamente, sono i nostri pazienti, quindi li sentiamo davvero davvero vicini. E approfitto di questo collegamento, Mattia, per parlare di questa malattia un secondo, che è una delle malattie più orfane e meno raccontate, meno citate che abbiamo. È una malattia idiopatica, appunto da causa sconosciuta, che è una polmonite interstiziale che ha purtroppo un decorso molto, molto brutto e paragonabile per diciamo, l'andamento, almeno fino a qualche anno fa, a quello di alcuni tumori. Questi pazienti che in realtà oggi possono finalmente usufruire dei farmaci antifibrotici hanno un po' svoltato la loro sopravvivenza grazie alla ricerca. E ti parlo di una ricerca che ha portato i primi farmaci non più di 2 o 3 anni fa. In passato si faceva solo il trapianto di polmone nelle persone più giovani e sopra i 65 anni si dava l'ossigeno e si aspettava la fine. Ora, grazie alla ricerca, abbiamo 2 molecole antifibrotiche che tra l'altro sono oggetto di ricerca anche nei pazienti Covid, cioè si sta valutando quei pazienti che purtroppo a seguito dell'infezione potranno sviluppare un danno irreversibile di cicatrice fibrotica del polmone, potrebbero utilizzare gli stessi farmaci di cui parlava Grazia, cioè i farmaci antifibrotici. Al tempo stesso, quello che abbiamo visto, e proprio dall'esperienza, come giustamente lei sottolineava, al tempo stesso abbiamo visto che questa ricerca sui mediatori della fibrosi e dell'infiammazione e l'impiego di farmaci utilizzati principalmente da reumatologi su una patologia interstiziale polmonare potrebbe aprire sviluppi importanti e belli anche per la fibrosi polmonare idiopatica. Quindi la risposta è sì, la ricerca ci aiuta anche in questo, ci deve aiutare a migliorare l'andamento di questi malati, insomma. Certo. Bene, altra domanda dal pubblico. Oggi fortunatamente insomma il tema è caldo, quindi i dubbi sono tanti e di nuovo grazie per la chiarezza con cui sta spiegando anche a noi così profanissimi queste, e preoccupati queste cose. Ci chiede Alfredi Lotka, visto che altera il Covid la percezione degli odori, si può pensare che coinvolga il sistema nervoso? Assolutamente, era il discorso che facevamo prima, è molto intrigante e ancora non chiaro proprio i vari tessuti e i meccanismi per cui l'infiammazione probabilmente induce l'espressione di certi recettori e di certe molecole e facilita in qualche modo sicuramente il legame del virus con vari distretti. Esiste proprio l'idea che questa mancanza di sapori, di questa percezione alterata dei sapori, eccetera, eccetera, sia legata proprio all'interessamento neurologico del coronavirus e che in realtà le sedi dove il virus può, a cui, dei tessuti, insomma, a cui il virus si può attaccare, sono ogni giorno sempre più numerose. In realtà questo si scoprirebbe meglio attraverso studi autoptici, ma capite che nessuno va a proporre in questa fase esami autoptici post mortem, diciamo diventa una cosa anche estremamente complessa da gestire, eccetera, eccetera, però l'impressione che si ha anche da modelli che provengono dalla SARS, più che dal coronavirus, è che in realtà i recettori siano disposti praticamente in maniera quasi ubiquitaria, cioè in tantissimi organi e apparati. Ok, ma ecco, così un follow up alla domanda, se appunto questo virus ha come casa, come zona abitativa un determinato organo, poi lascia effettivamente dei danni permanenti, non lo so, appunto, no, immagino non si sappia ancora, però appunto da un punto di vista neurologico possono poi esserci problemi successivi? E questa è veramente la domanda che ci poniamo tutti i giorni. Da un punto di vista polmonare è stato dimostrato, addirittura pensa Mattia che i cinesi già parlano di un incremento futuro per il futuro da un punto di vista per esempio pneumologico del numero di casi di fibrosi polmonare, addirittura della necessità di terapie più numerose per questi pazienti, addirittura di trapianti forse più necessari rispetto al passato, proprio perché questa infiammazione così forte potrebbe portare a un rimodellamento del tessuto tradotto a un'infiammazione talmente persistente che dà delle cicatrici laddove si sviluppa e ovviamente diventa un danno irreversibile, cioè la riparazione di un qualunque organo apparato
ti sento male Mattia, con delle cicatrici ha come effetto quello di indurre un danno irreversibile. Quindi sì, è estremamente probabile che alcuni di questi danni da coronavirus abbiano delle conseguenze posteriori. Tant'è vero che sempre grazie allo scambio non facile con tutte le altre discipline e con la nostra azienda ospedaliera, stiamo cercando di organizzare anche un follow up alla dimissione di questi malati per la sorveglianza e per vedere quali sono le conseguenze. È chiaro che con quello che la domanda successiva finisca e poi insomma l'affrontiamo. È chiaro che in questo il contributo è veramente di gruppo, perché sarà necessario il radiologo per studiare l'andamento delle lesioni polmonari, sarà necessario l'internista, che è già fondamentale comunque per valutare in senso ampio, sistemico, la malattia. Potrebbe essere utile l'otorino, per esempio il discorso che dicevamo delle alte vie respiratorie, oltre che lo pneumologo per valutare la funzione respiratoria, potrebbe essere di grande, ed è assolutamente lo è, di grande utilità l'infettivologo, che tiene conto anche della gestione delle terapie, ma vedete anche il reumatologo che svolge il suo ruolo, ha sicuramente un ruolo prioritario, l'immunologo che ha questa finestra così ampia, no, sull'immunologia, sui meccanismi della malattia, ecco il neurologo che arriva dal punto di vista del sistema nervoso, non escludiamo neanche il diabetologo. Voi sapete che appunto il pancreas è l'organo che ha a che fare con l'insulina, con la glicemia. Io spessissimo ho affrontato con il professor Dotta, che è il nostro capo dipartimento ed è uno dei più grandi scienziati che abbiamo sul diabete, la questione del paziente COVID che ha un maggior rischio di iperglicemia, per esempio, perché probabilmente quando il virus si lega al tessuto pancreatico è in grado di modificare la produzione, la risposta all'insulina e la glicemia nel sangue. Pensate quanti rischi svolti può avere questa situazione. Per cui, tornando, insomma, è veramente impressionante, state facendo un lavoro, non ho aggettivi, state facendo un lavoro. Questa domanda che dicevo, si sta quindi programmando un post ricovero? La risposta è sì. Terapia sì. Riabilitativa polmonare e o sistemica? Questa è una bellissima domanda. In realtà dovete sapere che... Mi senti Mattia? Perché ho perso sì, momenti... Vai. No, noi la sentiamo bene, confermatemi anche dal pubblico, ma non ci sono stati cali di linea. Ok, sì, assolutamente è fondamentale la riabilitazione, e anche in questo devo dire che il nostro ospedale ha dato il suo bellissimo contributo, perché abbiamo dei fantastici riabilitatori e fisioterapisti che ogni giorno entrano nelle terapie intensive, nelle paraintensive e nella bassa intensità di cura a gestire fin da subito il paziente con coronavirus. Avete sicuramente sentito affrontare tanto la discussione, no? La questione della ventilazione. Quanto è importante intubare questi malati, agire per tempo, fare in modo che vi sia un'adeguata ventilazione del polmone proprio per evitare questa reazione di proprio di riduzione del volume polmonare. Ecco, capite, proprio la ginnastica fisica interviene nel nostro percorso come una tappa fondamentale di aiuto per allargare il polmone e contrastare la tendenza a una restrizione in qualche modo. E il ruolo riabilitativo non può essere soltanto polmonare, ma diventa ovviamente generale, sistemico, anche rivolto alla muscolatura, rivolto alla riabilitazione in senso ampio, perché purtroppo alcuni dei pazienti più critici sono costretti a un lunghissimo allettamento. Pensate che questi malati restano spesso in ospedale per più di 3-4 settimane. E quindi è necessario per immaginarci nel post ricovero un periodo di recupero delle funzioni in senso ampio, oltre che soprattutto quelle polmonari. Certo. Quindi la risposta è sì, è fondamentale. Ok, e Filo 2002 ci chiede, in termini cardiologici cosa ne pensa e quali danni può causare? E questo potrebbe essere un altro bellissimo invito, e tra l'altro mi perdono, mi vergogno di non aver citato i cardiologi nel multidisciplinare, perché invece in prima linea insieme a noi in ogni turno abbiamo, grazie alla nostra cardiologa che è una bravissima collega che è responsabile dell'area intermedia del Covid, abbiamo la possibilità di avere a disposizione dei cardiologi eccezionali. Perché il cardiologo è fondamentale? Perché di nuovo questa infiammazione comporta la liberazione di citochine, sono mediatori, tra cui soprattutto è stata studiata l'interleuchina 6, che sicuramente intervengono in un'infiammazione che non è soltanto polmonare, ma diventa in qualche modo anche a carico del tessuto cardiovascolare e della conduzione cardiovascolare.
Vuol dire che questi pazienti hanno molto più rischio, in fase acuta soprattutto, quando c'è una fortissima infiammazione, di andare incontro a aritmie gravissime, di morire non per insufficienza respiratoria ma per complicanze cardiovascolari. La collega, ad esempio, che ha già iniziato a pubblicare questi dati in letteratura, grazie anche al supporto di altri colleghi molto bravi che lavorano in cardiologia, hanno dimostrato che, per esempio, in quasi tutti i pazienti senesi ci sono alterazioni elettrocardiografiche, variazioni dell'elettrocardiogramma che poi si traducono in un altissimo rischio di aritmie improvvise. Questo è necessario e quindi è fondamentale che venga fuori, che venga alla luce, perché probabilmente se noi curiamo il meccanismo dell'infiammazione riduciamo forse anche il rischio di andare incontro a questo tipo di alterazioni, a questo rischio di aritmie gravissime cardiovascolari. Quindi sì, la risposta è che il cardiologo, anzi mi vergogno di averlo citato prima, è un altro tassello fondamentale di questo gruppo che si occupa in senso ampio del coronavirus. E quindi con il rischio di nuovo di avere danni permanenti anche da un punto di vista cardiaco. Sì, devo dire che tra l'altro il ruolo del cardiologo è ancora più intrigante per certi aspetti, è un po' come il ruolo dell'internista in questo momento, perché molti dei nostri pazienti sono anziani. Pensate che in questo momento la stragrande maggioranza, per certi aspetti per fortuna, dei pazienti ricoverati sono tutte persone già con una storia nota di cardiopatie, di ipertensione arteriosa, di aritmie, di infarti pregressi, e quindi diciamo che molto spesso il supporto cardiologico c'è indispensabile non solo per gli effetti del coronavirus ma anche per gestire una terapia di fondo che questi malati anziani spesso hanno già, molto pesante, molto importante. E quindi ecco che anche l'internista, per esempio, per le patologie che spesso accompagnano il coronavirus, per esempio abbiamo visto che è più frequente nei pazienti appunto diabetici, nei pazienti obesi, nei pazienti con patologie come l'aterosclerosi, nei pazienti che hanno una storia di cardiopatia. Okay. Quindi il cardiologo e l'internista, ecco, che sono indispensabili proprio anche nella gestione della terapia cronica oltre che per le complicanze. Filo 2002, che è la signora, immagino, fanciulla, che prima ha chiesto, insomma, questo chiarimento sul ruolo di cardiologi. L'ho letto. Come della dottoressa che ha condotto lo studio, quindi insomma. Allora, la responsabile dell'area Covid è la dottoressa Serafina Valente, che è una cardiologa molto brava, e il professore che lavora insieme a lei è il professor Cameli Matteo, e entrambi hanno già iniziato a pubblicare dati su questo argomento molto bello. In realtà non posso non citare, permettimi, il professor Capecchi e il dottor Lazzarini, che sono altri due grandi esperti di interleuchina 6 e danno cardiovascolare. Loro hanno appena pubblicato insieme al gruppo senese proprio uno studio sui meccanismi che sottendono il danno cardiovascolare nel coronavirus, quindi meccanismi di infiammazione immunologica che portano a questo. Quindi avete vari autori e vari nomi. Benissimo, grazie. Allora, noi dobbiamo chiudere, purtroppo. Io veramente non ho espressioni per ringraziarla, perché è stata di una chiarezza illuminante per molti, molti versi, e volevo chiudere con una riflessione. Qualche giorno fa parlavamo con il professor Bartolini anche delle conseguenze psicologiche che questo virus ha. Ecco, siccome lei ci ha dato l'immagine di un mondo della medicina veramente impegnato a correre su e giù per queste corsie, per i laboratori, per dare delle risposte, per salvare delle vite, mi auguro sinceramente che voi abbiate poi il supporto successivo e presente che meritate, perché state facendo un lavoro che egregio è dire poco. Quindi grazie, a fronte di uno Stato che vi taglia i fondi non appena può. Grazie mille, Mattia. Guarda, il grazie è veramente un grazie ampio. Va dall'università, che devo dire invece in questa circostanza non va dimenticata. Io ho parlato di azienda, ma l'università c'è stata molto vicino, per esempio per l'organizzazione insieme al Dipartimento di nuovi posti rapidi di lavoro, per garantire agli specializzandi degli ultimi 2 anni di accedere a un contratto che gli permettesse di avere, diciamo, un'indipendenza nella gestione. Questo ci ha sgravato moltissimo in termini anche di turni, ecc.
eccetera, eccetera. E quindi devo dire, ci ha dato una grossissima mano il rettore in questo. Devo ringraziare tantissimo l'azienda ospedaliera, la direzione sanitaria, la direzione generale, che hanno lavorato instancabilmente giorno, notte, assieme a noi, e così anche e soprattutto tutti i nostri colleghi di tutti i reparti che fanno ormai, che hanno creato ormai un reparto loro, che è nel reparto Covid, e che si stanno integrando, si stanno comportando nel migliore dei modi, dimostrando una grande capacità, una grande competenza, e anche i laboratori, tutte le persone che direttamente e indirettamente, gli infermieri e anche i pazienti stessi, che hanno avuto veramente diciamo questa capacità anche di integrarsi ai nostri progetti, alle nostre ricerche. C'è ad esempio anche la genetista che non ho citato, che ha avuto una grande passione nei confronti del coronavirus, e che ci ha lanciato tantissime idee, tantissime proposte. Chiudo con un saluto speciale che va ai miei pazienti che leggo mentre parlo, tra cui una paziente speciale che è stata un'infermiera del 118 che è guarita dal coronavirus in questi giorni e che aveva una malattia polmonare che io seguivo, e quindi un abbraccio speciale va a Maddalena e alla sua famiglia. Benissimo, allora ci uniamo all'abbraccio a Maddalena e ricordo l'appuntamento, diciamo sono le 17.41, 17.45 con il professor Montomoli, e si parlerà del vaccino, per cui insomma un altro tema caldissimo. Grazie ancora. Grazie, buona domenica, grazie, ciao.